In studio Giada Giaquinta. Buon pomeriggio e bentrovati, lo avete sentito nel corso della nostra prima pagina. In apertura parliamo di infrastrutture, si allungano ancora i tempi per la realizzazione della Ragusa-Catania. A quanto dichiarato questa mattina nel corso di un vertice, verrà appaltata a lotti, aspettando che venga reso esecutivo il progetto. Tutti elementi che lasciano l'amaro in bocca ai sindaci del territorio. A rispondere è il Vice Ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Mettere in gara il progetto esecutivo che verrà realizzato in 8 lotti. È quanto emerso dal vertice di questa mattina sulla Catania-Ragusa, alla presenza del Vice Ministro alle Infrastrutture Cancelleri. Un vertice che lascia con l'amaro in bocca i sindaci del territorio, perché questo significa allungare ancora di più i tempi, con l'incertezza di una gara che andrà appunto a lotti. Queste le perplessità del sindaco di Carlentini e di quello di Catania. Ma un po' di delusione c'è, però dobbiamo confidare sulla sicilianità del Vice Ministro e quindi lo vogliamo veramente spronare affinché senta quelle che sono le nostre esigenze vere, perché lui le conosce. Noi riteniamo che la soluzione che ancora oggi ci si prospetta davanti da parte del Governo è una soluzione che porta in avanti di troppi anni la realizzazione di quest'opera fondamentale. La sposterebbe avanti di almeno 10 anni. 10 anni significa 10 anni di isolamento, e con una media di 7 morti l'anno significherebbe fra 70 morti. Si è individuata la strada pubblica senza alcun concessionario privato, ne prendiamo atto, a noi interessa che l'opera si faccia nel più breve tempo possibile, le nostre perplessità sono determinate soltanto dalla tempistica che questa nuova strada potrebbe determinare, ma a noi interessa, il Vice Ministro Cancellieri lo ha ribadito, che l'opera è assolutamente prioritaria per il Governo nazionale e che si faccia. A rispondere loro il Vice Ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancellieri, che interviene anche sulla Siracusa-Gela. La Catania-Ragusa è una priorità, da questo tavolo non escono date per serietà, esce dicendo un messaggio che questa strada si fa. La facciamo con lo Stato, la fa l'ANAS, e la faremo nei tempi più rapidi possibili. Il Presidente Conte ha dichiarato che questa strada è strategica, di interesse strategico nazionale. Questo significa che può essere inserita all'interno dei commissariamenti previsti per lo sblocca cantieri una volta che verrà data all'ANAS e quindi diventerà strada pubblica. E l'alternativa è non fare la strada, per cui dico, mi pare chiaro che i sindaci, al di là delle perplessità che possono avere, devono rendersi conto che la strada privata è una strada che non esiste più, per cui l'unica via per realizzare questa opera è appunto l'utilizzo di ANAS. Ora vedremo se anche la Regione vorrà entrare in partita e se quindi fare diventare questa strada, diciamo, una attività corale di Regione e Stato insieme. Catania-Ragusa significa capacità di poter collegare con l'aeroporto di Catania anche attività commerciali come quelle che ci sono nel Ragusano. L'aeroporto di Comiso gode per numero di ingressi di continuità territoriale che in questo momento si sta mettendo finalmente a bando, e cerchiamo di svilupparlo ancora maggiormente, perché questa terra ha bisogno anche di voli un attimino più contenuti dal punto di vista dei prezzi. Comiso e Trapani hanno bisogno di un aiuto in questo momento e stiamo cercando di dargli tutti. Sulla Siracusa-Gela noi avvieremo un tavolo per la possibilità di creare un soggetto di scopo fra il CAS e l'ANAS. L'ANAS deve entrare a dare una mano al CAS, perché in questo momento non ce la sta più facendo. E l'idea è quella di poter sviluppare questo soggetto per poi poter aggredire il cantiere partendo da Gela e andando verso Rosolini. Quindi questi due cantieri che si cominciano ad abbracciare e a raggiungere l'un l'altro. Operazione, diciamo, che in questo momento è difficile, però ci stiamo lavorando, io spero che a breve avremo già delle prime risposte positive. Ripartire dal territorio per far crescere, ripartire dal sud per far crescere l'intero territorio nazionale, questa è la scommessa del ministro per il sud Peppe Provenzano oggi a Catania. Il servizio. Allargare le misure del piano del resto al sud e prevedere azioni concrete che diano respiro al mezzogiorno in un'ottica di crescita di tutto il paese. E quanto annuncia di fare il ministro per il sud Giuseppe Provenzano oggi a Catania per un incontro promosso alla CGL, alla presenza delle principali categorie produttive, per analizzare anche le possibili soluzioni di ripartenza dopo la crisi che investe l'intero mezzogiorno.
Ma già dobbiamo approvare subito la legge di bilancio che contiene manovre importanti per il Sud, per la Sicilia, il credito d'imposta per investimenti, altre misure sulla ricerca e l'innovazione. Il raddoppio della strategia per le aree interne, che mai come in questo caso della Sicilia, è fondamentale perché significano viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi che sono carenti. Io vengo dal mio paese questo fine settimana e ho visto con i miei occhi, so quello che vuol dire. E a fianco alla legge di bilancio, a fianco alla manovra, siamo al lavoro per il piano per il Sud. Quando sarà approvata la manovra avremo anche questo piano, che non vorrei chiamassimo piano per il Sud ma piano per l'Italia, perché l'investimento nel Mezzogiorno e nella Sicilia è interesse di tutta la nazione, anche della piccola e media impresa del centro-nord. Quindi proviamo a superare questa contrapposizione territoriale, cerchiamo di capire bene insieme come il paese si rialza. Al governatore Musumeci ho dato fin dal mio primo giorno la disponibilità a lavorare insieme per evitare che un solo euro venga perduto. Guardi, i cittadini siciliani non meritano di pagare due volte il costo delle inefficienze. A me non interessa cercare i responsabili, mi interessa trovare le soluzioni e su questo sono al lavoro. La Sicilia intanto provvive la più grande emorragia dei giovani che vanno via. Ha ragione, non solo la Sicilia purtroppo in questi anni ha partecipato meno di altre realtà a questa ripresa che è stata troppo debole per il Mezzogiorno e che Sicilia purtroppo in qualche caso non c'è stata e si è fermata. Il tema dell'emigrazione è al centro non solo della mia attività precedente a questa del Ministero ma anche dell'azione di governo. Io dico sempre che i giovani devono essere liberi di andare ma devono avere anche l'opportunità di tornare. E c'era anche l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone questa mattina al vertice sulle problematiche della SS-121, dove si è registrato circa una settimana fa il terribile incidente in cui hanno perso la vita 4 persone di Adrano. L'ultimo in ordine di tempo, infatti la strada, come hanno raccontato le cronache, negli anni è stata teatro di moltissimi incidenti. Sara Donzuso. Dopo l'incidente avvenuto la scorsa domenica all'alba sulla strada statale 121, vicino il bivio per Belpasso, e in cui hanno perso la vita 4 giovani, la prefettura di Catania ha convocato questa mattina un vertice per analizzare possibili interventi da attuare e per parlare soprattutto di sicurezza in un'arteria assai pericolosa. La prima cosa è sicuramente che questo incremento delle misure di protezione tocca ai cittadini stessi, con una condotta di guida prudente e adeguata alle condizioni della strada. Oggi abbiamo deciso diverse cose, lo Stato, con la Regione, con gli enti locali, con le forze di polizia. In primo luogo l'incremento dei controlli con i sistemi di controllo automatico della velocità. L'insediamento, la seconda cosa, l'insediamento, grazie alla disponibilità anche delle risorse regionali, l'insediamento di un gruppo di lavoro che il 5 novembre riferirà in un'altra seduta di comitato. Gruppo di lavoro che è coordinato dal dirigente del compartimento della stradale, con i comandanti delle polizie locali, con l'ANAS, per individuare i punti critici in cui installare i sistemi di controllo automatico della velocità. E questo grazie alla disponibilità anche finanziaria della Regione e degli enti locali e dell'ANAS. Ciascuno farà la sua parte, proprio per incrementare il livello di sicurezza degli utenti della strada. Questa è una sfida che abbiamo raccolto e che dobbiamo portare a compimento al più presto. I tempi di realizzazione saranno abbastanza brevi e nello stesso tempo, in questo tempo intermedio, saranno incrementati, come dicevo, il controllo attraverso gli autovelox mobili per dare più sicurezza ai cittadini. E chiedono più sicurezza anche i residenti della via Cartia, precisamente segnalano come più volte successo l'incrocio pericoloso tra via Cartia, via Magna Grecia e via Cintolo a Ragusa, dove ieri si è verificato un altro incidente, fortunatamente senza feriti e gravi. A farsi portavoce dei residenti il consigliere Mario D'Asta, che chiede di calendarizzare in Consiglio Comunale la sua interrogazione
in merito. Intanto l'amministrazione ha risposto che provvederà a installare a breve dei dissuasori di velocità. È indispensabile, il prima possibile, realizzare una misura di prevenzione stradale all'incrocio tra via Cartia, via Magna Grecia e via Professor Cintolo, in zona selvaggio a Ragusa. Un incrocio pericoloso che hanno segnalato più volte residenti costretti ad assistere di frequenti a incidenti, molti dei quali fortunatamente senza feriti gravi. A farsi portavoce dopo l'ennesimo sinistro è il consigliere del PD, Mario D'Asta, che in una nota stampa diffusa stamattina sollecita l'amministrazione a intervenire e a calendarizzare la sua interrogazione sul tema in consiglio comunale. Non dobbiamo aspettare che ci scappi il morto prima di intervenire, dice D'Asta. Anche stavolta, per fortuna, non ci sono state conseguenze eccessivamente gravi, sebbene feriti siano stati trasportati in ospedale. Ma è ovvio che non possiamo sfidare continuamente la fortuna. Da via Cartia purtroppo le auto transitano a velocità elevate e per chi cerca di mettersi sulla carreggiata arrivando da via Cintolo, da via Magna Grecia è davvero un rischio notevole, sottolinea D'Asta. Pronta la replica dell'assessore con delega alla Polizia Municipale del Comune di Ragusa, Francesco Barone, che fornisce delle rassicurazioni sul fatto che l'amministrazione si stia dotando di sistemi per rallentare il traffico, sistemi alternativi ed ossi che sono stati sconsigliati come dissuasori di velocità. Stiamo valutando delle soluzioni alternative, come i velo-ok in via Cartia, similmente a quelli installati nei pressi dell'ospedale, dice Barone. Per quanto riguarda il sinistro di ieri, si tratta di un eccesso di velocità da un lato e da un segnale di stop non rispettato. Avremo tolleranza zero con chi infrangerà il codice della strada e, se opportuno, in quest'arteria sarà inserito il telelaser, conclude Barone. Gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Noto hanno arrestato in flagranza di reato 4 ladri catanesi, già noti alle forze dell'ordine, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. La polizia era stata allertata ieri dalla segnalazione di un'autovettura sospetta. La volante del commissariato è dunque intervenuta in località San Corrado, fuori le mura, dove si trovano numerose villette residenziali e già presa di mira in passato da ladri. La polizia ha notato un'autovettura in sosta nei pressi di una villa con 2 persone a bordo che stavano aspettando altri 2 complici che sono usciti dall'abitazione e hanno cercato di fuggire alla vista degli agenti, che però li hanno bloccati e arrestati. E adesso andiamo a Pachino, dove gli studenti dell'Istituto Superiore Michelangelo Bartolo hanno indetto questa mattina un'assemblea d'istituto per rivendicare con forza il proprio diritto allo studio dopo l'ordinanza del Tribunale di Siracusa che appunto ha ordinato lo sgombero dell'edificio. Il termine ultimo è per il prossimo 23 ottobre. Al centro della questione il mancato pagamento del canone da affitto al proprietario. Sul posto Veronica Puglisi. Rivendicano il loro diritto allo studio gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Michelangelo Bartolo di Pachino, che questa mattina hanno indetto un'assemblea d'istituto nel cinema Politeama. Un incontro al quale hanno partecipato alcuni rappresentanti istituzionali e deputati regionali. È stato fissato per il 23 ottobre, esattamente tra 2 giorni, il termine ultimo per il rilascio dell'immobile di via Aldo Moro. Il Tribunale di Siracusa si è pronunciato a favore della proprietà, disponendo lo sgombero dell'edificio a causa del mancato pagamento del canone di affitto, che ammonta a più di 400.000 euro da parte del Libero Consorzio di Siracusa. Il dirigente scolastico, Antonio Boschetti, ha ribadito che continuerà a sostenere i ragazzi in questa battaglia. Una cosa è certa, noi ci stiamo muovendo perché di qua non intendiamo muoverci, a meno che non ci danno una situazione alternativa equivalente, e che mi sembra molto ma molto difficile. Allora, noi abbiamo chiesto intanto una conferenza di servizi che ci è stata concessa, è arrivata comunicazione già dalla prefettura. Noi, attraverso questa conferenza di tutte le autorità competenti, cercheremo di individuare una soluzione. Nel frattempo continueremo a fare mobilitazione, vedremo anche di coinvolgere il Parlamento, perché abbiamo chiesto anche l'intervento della Commissione Istruzione sia della Camera che del Senato. Il 23 è la data ultima per il rilascio spontaneo. Per fortuna la provincia non intende rilasciare spontaneamente, e nemmeno noi ovviamente insieme alla provincia, quindi il 23, diciamo, non succede nulla ancora. Però dopodiché, da quel momento, subentra la procedura per lo sfratto coatto,
Quindi non sappiamo i tempi, noi intanto puntiamo a rimanere qui fino alla fine dell'anno, però per noi non è che ci basta questo, vogliamo ben oltre. I 600 ragazzi che frequentano l'istituto auspicano una rapida soluzione del problema. Ci vogliono privare di un nostro diritto, che è il diritto allo studio, che per i 14enni e 15enni è anche un dovere, quindi ci stanno privando di un diritto e di un dovere. E i professori, perché anche per loro sarebbe una grandissima difficoltà perdere anche il proprio posto di lavoro, non sapere dove andare. Inoltre siamo anche diverse eccellenze per quanto riguarda anche i campi della robotica oppure anche l'Erasmus, cioè sarebbe qualcosa di molto difficile sopportare questa cosa. Anche i genitori sostengono gli studenti in questa battaglia. Siamo riusciti ad andare dal prefetto, che ci ha dato grandi garanzie per l'emergenza, ma noi non ci accontentiamo dell'emergenza, vogliamo una soluzione definitiva e abbiamo capito che è solo la politica che ce la può dare questa soluzione definitiva, e noi combatteremo con ogni mezzo, permesso ovviamente dalla legge, per far sì che questa scuola torni nello stato in cui è, cioè compatta, unica e dei ragazzi. Fumarola incontrata a Bosco Rotondo e Pagliarelli hanno reso l'aria irrespirabile, questa è la denuncia dei residenti. Questa è la SP56, una strada provinciale anche se si presenta come una trazzera, ed è qui che è arrivato il portavoce del Movimento 5 Stelle, Concetta Morane, insieme ad altri componenti del movimento, perché erano alla ricerca delle famose fumarole di Bosco Rotondo. Sì, perché il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da diverse segnalazioni da parte degli sciclitani per odore irrespirabile nelle contrade Costa di Carro, nella frazione di San Pieri e nella frazione di Cavadaliga. Aria irrespirabile, le fumarole sono a Bosco Rotondo. Queste le segnalazioni che hanno fatto mobilitare la Morane insieme ad altri componenti per andare alla ricerca di queste fumarole, dato che continuavano con persistenza da giovedì sera. Giovedì, venerdì e sabato aria irrespirabile appunto a San Pieri, Cavadaliga e a Costa di Carro. Dopo le formali denunce il Movimento 5 Stelle è andato proprio sul posto, ha filmato tutto e sono i video che state vedendo in questo momento. Video cui noi aggiungiamo quelli di questa mattina, perché ancora c'è fumo, ancora qualcosa arde lì e sono sicuramente rifiuti speciali di ogni tipo, perché abbiamo potuto vedere che a pochi metri di distanza c'è del pomodoro, ma ci sono anche tutta la strumentazione che viene utilizzata nelle serre per la coltivazione fuori suolo. È proprio stato un colpo di fortuna, infilandoci in quella che dovrebbe essere una strada provinciale ma è una trazzera, ci siamo imbattuti in questa spianata che vedete anche voi, con almeno 4 mucchi ancora fumanti, al che immediatamente, ormai conoscendo la localizzazione, ci siamo subito allertati, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente e abbiamo allertato anche la caserma dei carabinieri di Scicli, i quali in quel momento si trovavano in grossa difficoltà perché la pattuglia era impegnata in altro. Infatti una mezz'oretta, tre quarti d'ora dopo è arrivata una pattuglia, però dalla caserma di Modica. Sono piantine di pomodoro estirpate con tutti gli annessi di plastica che porta con sé una piantina di pomodoro, che devono essere smaltiti attraverso ditte specializzate i cui elenchi vengono forniti alle aziende agricole prima che inizi la stagione dell'espianto. Quindi se non si provvede a controllare il territorio, possibilmente questi soggetti continueranno ancora e ancora e ancora, perché magari sono sicuri che non c'è un controllo, non c'è niente, e continueranno a delinquere. Molti dei colleghi consiglieri comunali sono disposti anche loro a presidiare fisicamente questo posto simbolico, perché sappiamo che non accade solo qui in zona Cavadaliga, ma accade su tutta quella che è la fascia trasformata. Siamo disposti a presidiare giorno e notte fisicamente questo posto finché non interverrà chi di dovere. E adesso parliamo di noi, del nuovo palinsesto autunno-inverno 2019-2020 di Video Mediterraneo. Tante le novità presentate in questo servizio. Prende il via da oggi la nuova stagione televisiva autunno-inverno 2019-2020 del gruppo editoriale Video Mediterraneo.
l'unica emittente siciliana in full HD. Un palinsesto studiato scrupolosamente dal direttore di rete Daniele Cilia per soddisfare le esigenze dei nostri telespettatori grandi e piccini e che vi accompagnerà fino alla prossima primavera. Tantissime dunque le novità del prime time con trasmissioni di punta che vedranno protagonisti volti della televisione nazionale entrare nelle vostre case, accompagnare le prime serate sul canale 11 del digitale terrestre in HD sul canale 511. Si parte questa sera con i menù di Benedetta, la padrona di casa è proprio lei, Benedetta Parodi, che in ogni puntata ospita personaggi famosi con i quali prepara un menù completo e un piatto dedicato ai bambini. Presenza fissa del programma è quella di Angelo Garini, che propone una composizione floreale per completare la tavola preparata dalla Parodi. Il programma si conclude con alcuni consigli pratici per la gestione della casa. E ancora vi faremo girare l'Europa toccando le città più belle con la trasmissione Effetti personali, dedicata ai viaggi e condotta da Francesca Senette. Il programma racconta ogni settimana una metropoli attraverso filmati e un'intervista a un personaggio noto legato a queste città. Vengono raccontate le nuove tendenze, opere architettoniche, musei, luoghi caratteristici e zone sconosciute dei diversi itinerari di viaggio. Ma non è finita qui. La prima serata di Video Mediterraneo sarà arricchita anche da un programma enogastronomico Fuori di gusto, di Fede e Tinto, che vanno alla scoperta delle meraviglie culinarie e paesaggistiche italiane. Fede e Tinto percorrono l'Italia a bordo di un fuoristrada, con loro anche Vladimir Luxuria, assaggiando i piatti più gustosi delle tradizioni enogastronomiche regionali. Con allegria, competenza e leggerezza, i protagonisti ci fanno conoscere luoghi, personaggi, profumi, prodotti e sapori di tutto il territorio nazionale. Ma la programmazione di Video Mediterraneo ha pensato anche ai ragazzi, con una fascia pomeridiana che vede la serie televisiva House of Anubis, una produzione Nickelodeon, telefilm americano misterioso che racconta quando in un college inglese giunge una nuova ragazza venuta dagli Stati Uniti d'America. Contemporaneamente però scompare un'altra studentessa. I 9 protagonisti della storia risiedono nella casa di Anubi e ancora la TV dei ragazzi. Insomma, sono queste le chicche del palinsesto autunno-inverno di Video Mediterraneo, alle quali si aggiungeranno altri programmi già consolidati nel corso degli anni e che hanno riscontrato notevole successo di ascolti, come M Salute, l'approfondimento delle patologie mediche condotto da Giada Giaquinta, e ancora ora per gli appassionati delle quattro ruote, automoto e Dulcis in Fundo, Telesiculissimi, come sempre condotto da Ruggero Sardo e prodotto da Giovanni Di Prima. Una trasmissione divertente che diventa un contenitore di musica, risate, curiosità e intrattenimento. E ancora Emanuele Bettino con Buonasera Buonasera e Sara Donzuso insieme ad Alessandra Bonaccorsi con Hub Sicilia. Prenderà il via anche la seconda stagione di Tutto Esaudito, dedicato al wedding, e ancora Pillole Culinarie Chef Club, uno dei prodotti più importanti che circola sui social di produzione francese e che vedrà la preparazione di alcune ricette veloci. L'appuntamento è ogni giorno prima dell'informazione di MTG. Insomma, un palinsesto che vi lascerà incollati al piccolo schermo, sviluppato per soddisfare tutte le fasce e i gusti di ogni età. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, tra poco. Bentrovati in studio, il convento dei Padri Cappuccini di Modica ha accolto oggi l'abito delle stimmate di Padre Pio. Per l'occasione sono tanti momenti di preghiera. Il convento dei Padri Cappuccini di Modica ha accolto oggi l'abito delle stimmate di Padre Pio. La chiesa dei Cappuccini rimarrà aperta tutta la giornata per la venerazione della reliquia. La peregrinazio dell'abito delle stimmate di Padre Pio era iniziato l'11 marzo del 2018 nella cattedrale di Manfredonia, organizzata dal team dell'animazione giovanile vocazionale del santuario di San Giovanni Rotondo per commemorare il centenario dell'evento mistico avvenuto il 20 settembre del 1918. Questo saio Padre Pio lo indossava il 20 settembre del 1918, giorno in cui ha ricevuto questo segno indelebile da parte del Signore.
stimmate che Padre Pio ha portato per 50 anni nel suo corpo, dal 1918 fino al giorno della sua morte, avvenuta il 23 settembre del 1968. È un abito che ci parla di sofferenza, perché Padre Pio ha sofferto tutta una vita portando queste piaghe del Signore, ma è un abito che ci parla anche di fedeltà alla chiamata del Signore. Il Signore ci dice: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Padre Pio non soltanto ha preso questa croce, ma vi è rimasto sopra per 50 anni. La permanenza dell'abito delle stimmate a Modica è onorata con alcuni appuntamenti. Questa mattina la recita del Rosario alle 6.30, seguito alle 7 dalla Santa Messa e le Lodi. Nel pomeriggio la traslazione dell'abito delle stimmate con un corteo fino alla chiesa di Santa Maria di Betlemme, seguito da un momento di preghiera a cura di Padre Enzo La Porta, alle 18.30 il Rosario e alle 19 la Santa Messa. Padre Enzo riporta il messaggio dell'arcivescovo Franco Moscone, spiegato ieri sera nel corso della messa conclusiva del convegno regionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio a Siracusa. Cosa ci insegna Padre Pio con questo abito che noi oggi veneriamo? Ci insegna che un abito va indossato, non dobbiamo soltanto contemplarlo. È una metafora molto bella. Noi vogliamo indossare quell'abito di grazia che ha indossato Padre Pio durante la sua vita religiosa, perché anche noi possiamo percorrere il suo cammino di santità e un giorno godere con lui la gioia del paradiso. A Modica Alta si sono svolti i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata. La terza domenica di ottobre a Modica è vissuta con uno spirito diverso. La comunità infatti si stringe al culto della Vergine Addolorata, promosso dalla parrocchia di San Giovanni Battista nella parte alta della città. Luogo dove, appunto, la terza domenica di ottobre la città si riversa. In centinaia, ieri sera, infatti, hanno preso parte ai festeggiamenti solenni nei confronti della Vergine Addolorata. Prima la processione e poi anche uno spettacolo di fuochi d'artificio per sancire il momento di grande condivisione che si registra la terza domenica di ottobre con il culto mariano. Quella dell'Addolorata è una grande tradizione. E vogliamo che la nostra comunità cristiana, che questa grande famiglia, che quest'anno ha avuto anche la presenza del reliquiario della Madonna delle Lacrime, possa veramente dare uno slancio nuovo di fede, uno slancio nuovo a questa umanità che ha bisogno di ritrovare le radici, non soltanto della fede, ma le radici dell'umanità più intima e profonda, quella che ci fa essere uomini e donne di questo mondo, che guarda al futuro, ma guarda al futuro con speranza. Grande successo per l'evento organizzato venerdì sera da Confesserfidi con il patrocinio del comune di Scicli. Parole, immagine e musica al centro dell'incontro lo scorso fine settimana a Palazzo Spadaro a Scicli, un evento che ha emozionato il pubblico presente, organizzato da Confesserfidi in sinergia con la Fondazione Confesserfidi e il patrocinio del Comune di Scicli, in occasione del mese dell'educazione finanziaria. Tra paesaggio e cinema, l'identità di un territorio che cambia. Questo è il titolo della manifestazione che ha visto come relatore il professore Paolo Nifosi, che ha parlato di come si è cambiato il territorio in questi ultimi 20 anni, guidando il pubblico presente alla conoscenza del patrimonio culturale della città di Scicli, per comprendere al meglio come si coniuga il paesaggio con il cinema. Le cose sono cambiate a livello percettivo invece a partire dagli anni 80 in avanti fino ai nostri giorni, e sono cambiate sia nella individuazione di un valore, direi, di centro storico della città e quindi con un intervento di pianificazione, direi, amministrativa, e dall'altra parte l'inizio di una coscienza nuova, rinnovata del valore, direi, che la città storica ha avuto, con due fatti fondamentali. Primo è stata l'arrivo, direi, della troupe di Montalbano nel 99 e a seguire, ma di pochissimo tempo per quanto la gestazione fosse precedente, quella di essere patrimonio UNESCO. E quindi nel 2002 Scicli è dichiarata patrimonio UNESCO.
La descrizione del professore Nifosi è stata arricchita dagli scatti del professore Giovanni Sarto, tratti dal suo libro Montalbano e luoghi della fiction in videoproiezione, il tutto accompagnati al pianoforte dal maestro Marcello Giordano Pellegrino, che ha suonato note libere e poetiche, immagini ed emozioni che messe insieme hanno trasmesso forti emozioni al pubblico presente. Confessor Fidi è l'unico Confidi del Meridione ad aver aderito e ovviamente il nostro compito non è solo quello di erogare finanziamenti e garantirli nei confronti degli istituti, delle banche, ma ovviamente anche e soprattutto quello di diffondere la cultura finanziaria. Con questa iniziativa intendiamo ulteriormente supportare quello che è il nostro territorio proprio riguardo a quello che è il valore della finanza e rispetto all'economia. Adesso spazio al nostro ufficio commerciale. Oggi è stato il giorno più bello della mia vita, il giorno con cui ho chiuso un capitolo lungo e faticoso. Grazie ancora a tutti voi per essere stato il mio grande giorno. Finalmente il mio sogno, posso dire, è arrivato. Poche semplici parole che esprimono tutti i sentimenti e le emozioni che Gianluca Gianni, 36 anni, conosciuto come Ciuffo Platino, ha vissuto ieri sera nel giorno in cui si è coronato il suo sogno, ovvero l'inaugurazione del suo salone. Un'inaugurazione presentata dal giornalista Salvo Falcone, in grande stile, in un'esclusiva zona residenziale, contrada Quartarella a Modica, immersa nella quiete della campagna modicana, ma raggiungibile in pochi minuti. Un ragazzo molto determinato. Tanta emozione, posso dire, ma tanta felicità per arrivare a questo mio grandissimo giorno tanto atteso. Allora, diciamo che quando mi appoggio su una creazione, quella chiamata acconciatura, che sia un'acconciatura semplice, un'acconciatura da sposa, vado molto a interpretare il carattere della persona nelle forme, nei volumi, nei colori. Ho scelto questo luogo, è stato sempre il mio sogno, perché ho sempre voluto che le mie clienti si possano rilassare in un ambiente lontano dal paese, lontano dal traffico. Ho creato questa location con questo prato fuori proprio per far sì che la cliente, già al mio arrivo, si rilassi appena entrata in salone. Ci tenevo tanto ad annunciare sia ai miei attuali clienti e a quelli nuovi di venirmi a trovare nel nuovo salone. Il salone Ciuffo Platino ha il carattere dell'atelier dell'artista e si presenta come un mix perfetto di funzionalità ed eleganza, di creatività e di stile, dove un'ampia vetrata si affaccia sul prato che circonda la struttura. Set perfetto per il défilé delle modelle che hanno già interpretato il mood creativo di Gianluca Gianni. L'inaugurazione è stata dunque caratterizzata dalla sfilata di abiti da sposa e cerimonia, con le acconciature realizzate da Gianluca Gianni, alcune delle quali realizzate in real time e poi musica, ospiti food e anche beverage. La prima cosa su cui punto è di cercare di interpretare al meglio la personalità delle mie ospiti, ha detto Gianluca Gianni, perché è questa che deve prevalere al di là delle giuste tendenze. Un vero e proprio spettacolo ieri sera in cui era presente tra gli altri anche il sindaco di Modica Ignazio Abate, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale ricordando come sia sempre positivo quando le nuove generazioni credano nel proprio lavoro ed aiutano ad incrementare il commercio della città. Commovente anche le parole della madre di Gianluca, la signora Anna Caccamo, che ha augurato al figlio di vivere i suoi sogni. Termina qui la nostra edizione di MTG. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.